Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. In esclusiva ai microfoni di Mediagol.it l'avvocato Mario Dattola, nonché procuratore del talento classe 89 Nicolas Viola, adesso in forza alla regina, che il Palermo ha praticamente acquistato con proprietà e che arriverà in maglia rosanero a giugno. Buon pomeriggio Dattola. Buon pomeriggio a voi. Allora, possiamo descrivere dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, della collocazione tattica, questo giovane talento classe 89 che così bene sta facendo con la maglia della regina? Sì, Viola è un centrocampista, mancino naturale, nasce seconda punta nelle giovanili, ha giocato dietro le punte, seconda punta, poi sia la crescita fisica che anche a livello di personalità ha spinto la regina ad arretrarlo un po', ha fatto un po' l'escursus naturale che ha fatto Pirlo, che ha fatto D'Agostino. Partivano da dietro le punte per poi essere indietreggiati e ha giocato indifferentemente sia da centrale davanti alla difesa sia da interno sinistro di centrocampo in un centrocampo a tre. Può ricoprire tutti e due i ruoli, ecco, dotato di grande tecnica, di grande lancio, di velocità di pensiero, di buon tiro in porta come ha fatto vedere in queste due ultime partite. Ecco, grande d'utilità tattica, puoi fare sia il playmaker basso, come ci ha spiegato lei, che l'intermedio di sinistra in un centrocampo a tre, in un centrocampo a rombo, che poi insomma il rombo è il modulo che adotta il Palermo con maggiore frequenza, in particolar modo in questo nuovo corso. Ecco, ma c'è una preferenza a livello di ruolo nella mente del ragazzo? Ma il ragazzo si trova molto bene davanti alla difesa, quindi a fare proprio il playmaker come il vostro Liverani, diciamo, il Liverani di una volta. A lui piace questa collocazione. È ovvio che avendo determinate caratteristiche, il ragazzo, come la conclusione in porta, l'allenatore tende anche a volte a farlo giocare un po' più avanti. Per sfruttare queste caratteristiche, però ecco, dovendo proprio scegliere il ragazzo, gli piacerebbe davanti la difesa. Ecco, grande confidenza con il gol, insomma abbiamo visto proprio dalle immagini che è dotato anche di un gran tiro alla distanza, grandi capacità balistiche per Nicolas Viola, no? Sì, lui l'anno scorso ha fatto 5 gol, credo 2 o 3 con conclusioni da fuori, quest'anno ne ha fatti 3 giocando di meno perché soprattutto all'inizio ha avuto dei problemini fisici, poi vicissitudini varie, ha giocato con meno continuità, però da ora credo proprio che non uscirà più. È un giocatore che ha nelle gambe i 5-6 gol, ecco, speriamo possa confermarsi a questi livelli. È chiaro, ci svela un po', ci racconta insomma com'è nata questa trattativa, perché o è stata una trattativa lampo o è stato bravo il Palermo a lavorare sotto traccia, da quanto i dirigenti rosanero monitoravano il suo assistito? Allora, le società di un certo livello come il Palermo secondo me non hanno bisogno di monitorare da X tempo un giocatore, hanno perfettamente sotto controllo la situazione sia nazionale che internazionale nella sua globalità, quindi Viola lo conoscono non da ora ma dai tempi del settore giovanile, tra l'altro ho fatto due chiacchiere anche con responsabili del settore giovanile, ha affrontato la regina e quindi Viola tantissime volte, loro conoscevano benissimo il giocatore. È ovvio che ultimamente Viola ha fatto ottime prestazioni e ottimi gol, e allora a volte si dimostra più bravo degli altri e non ha perso tempo. Quindi diciamo che è una cosa comunque che sotto traccia va avanti da dicembre, da fine dicembre, però poi di fatto si è concretizzata velocemente. Io per primo non me l'aspettavo, ecco. Certo, un investimento comunque importante, insomma lei ci conferma i termini della trattativa, il Palermo acquisisce la comproprietà del cartellino del ragazzo che arriverà a giugno, terminerà il campionato della regina, ecco un investimento che ammonta orientativamente a quale cifra, una cifra importante? Ma guardi, io le cifre non le so perché non sono ovviamente tenuto a saperle, però credo sia un investimento che
in linea col mercato, non credo siano cifre folli o né tantomeno il Palermo è una squadra che fa stupidaggine da questo punto di vista. No, non lo so, credo un paio di milioni, ma non ho idea, ecco, le direi, in ogni caso le direi una sciocchezza. Sì, certo, e questo insomma è il valore orientativo relativamente alle logiche di mercato. Ecco, ci può definire un po' la situazione contrattuale in questo momento di Viola con la Regina e anticiparci anche magari l'entità della durata dell'accordo con il Palermo in prospettiva? Ma è un contratto di 4 anni e mezzo con il Palermo, quindi questi 6 mesi che ovviamente lui rimane alla Regina, più altri 4 anni. Lo stesso contratto a lui con la Regina, trattandosi di compartecipazione, e basta, ecco, sulle cifre per ovvi motivi di privacy non mi vorrei spingere Certo, oltre, le dico certo. che è un contratto sulla logica dei nuovi contratti, quindi una base più un variabile, a obiettivi, a tutta una serie di bonus. Certo, ci racconta a questo punto per chiudere lo stato d'animo del ragazzo nel momento in cui proprio ha ricevuto la notizia, prima dell'interessamento e poi ovviamente della felice conclusione della trattativa. Allora, il ragazzo è molto contento, perché si tratta di Palermo, non le dico, e non lo dico per piaggeria, perché comunque è un giocatore che è stato accostato a diversi club, come Genova, come Fiorentina, quindi non è nuovo a questo tipo di situazioni. E Palermo l'ha accolto veramente con un entusiasmo al di sopra delle mie aspettative, quindi veramente contento, non vedo l'ora di cominciare e credo che anche durante questi 6 mesi abbia intenzione di venire a Palermo a vedere qualche partita della squadra. È chiaro. E voi vi aspettate ovviamente sin da giugno, quindi sin dalla prossima stagione, che il ragazzo sia perfettamente integrato nella rosa di prima squadra. Contemplate anche l'ipotesi che magari il Palermo inizialmente, per farlo giocare con maggiore continuità, possa anche ipotizzare di prestarlo altrove. È impossibile qualsiasi previsione. Il Certo. ragazzo, nelle aspettative di tutti, ma soprattutto del Palermo, è quella di aver preso Viola perché Viola sia un calciatore del Palermo. Poi un altro anno, si comincerà e poi si vedrà quello che succede. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.